inizio un'avventura molto importante per me a livello personale e professionale. Sono molto molto contento per questa nuova sfida, vengo molto carico e voglio dimostrare tutto il mio valore in campo. La cosa che mi ha spinto di più è stata la convinzione in cui mi è venuto a prendere il presidente, che devo ringraziare. Il suo interessamento è stato così forte che da subito sono rimasto veramente felice, contento e non potevo dire di no. Sono un giocatore che ama il dribbling, sono un giocatore, penso che sono veloce, piace molto puntare, fare ripartenze giuste, aiutare la squadra a salire. Ho cambiato un po' di posizione negli ultimi anni, nascevo come un esterno d'attacco, ma dipende poi come giochiamo. Comunque posso fare qualunque posizione nelle zone offensive. Sono molto legato alla nazionale, avere questa cosa qua che sono il primo senegalese a Cagliari è una cosa molto importante per me, per portare la bandiera senegalese per il mondo, come per portare il Cagliari in Senegal. Io ho iniziato a fare il professionista qui in Italia, la Serie A la conosco benissimo, ho girato tutti i campi e ho giocato contro chiunque. In Francia ho vissuto anche una buonissima esperienza, soprattutto i primi anni al Monaco. Lì ho imparato altre cose diverse e mi sono confrontato con altri campioni. E penso che ovunque dove si va si impara e si prova a prendere il meglio. E ogni partita fa a sé e servono le caratteristiche diverse di tutti quanti. L'importante è lavorare assieme per il bene del Cagliari, per il bene della squadra, andare in avanti tutti insieme. Io penso che già sono innamorato della Sardegna, di Cagliari, perché ci venivo già, non essendo giocatore del Cagliari, ci venivo già sempre in vacanza. Penso adesso, mia famiglia era contentissima, soprattutto mia moglie che è italiana, era contentissima di questa sfida e è venuta volentieri. Io penso che il Cagliari merita molto di più che soltanto la salvezza. Io penso che non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo sempre cercare il massimo e non accontentarsi mai. Se possiamo raggiungere degli obiettivi più alti che nessuno si aspetta, ancora meglio. Io penso che questa squadra è capace di farlo. Molto piacere e lieto di essere qua. Grazie per il ricevimento a tutti i tifosi che mi avete accolto benissimo. Forza Cagliari e forza Castellu. Tutti in avanti.